inaugurata la 56esima edizione della Festa del Vino di Monte Carlo di Lucca. Il piccolo comune lucchese ripropone la mostra delle sue eccellenze, con il vino come protagonista indiscusso della manifestazione. Numerose iniziative collaterali sono volte a valorizzare le produzioni di una delle più piccole DOC d'Italia. È un momento di promozione per quello che è il vino di Monte Carlo, quindi la produzione delle nostre aziende. È un momento per dare visibilità alle aziende, ma anche per le aziende di far conoscere il loro prodotto. Per le associazioni è un momento importante, perché è il momento in cui veramente si vede la collaborazione di tutta la cittadinanza, la collaborazione fra il mondo delle associazioni e l'amministrazione, ed è fondamentale, perché è grazie a loro che riusciamo a realizzare questa manifestazione, che è, diciamo, l'apice di quello che è la nostra realtà, la nostra proposta delle festività estive. È quello che, diciamo, per noi è veramente importante, una tradizione che ormai va avanti dal 1968, quindi fa parte della nostra realtà culturale. Fino all'8 settembre il borgo di Monte Carlo di Lucca coinvolgerà tutta la comunità in questo evento, con un'area ristorazione gestita dalle associazioni del territorio, uno spazio dedicato alle degustazioni dove sommelier serviranno i vini locali, e dal 30 agosto presso il giardino dell'Istituto Pellegrini Carmignani prenderà il via il salotto del vino e del verde, con abbinamenti enogastronomici a cura di grandi nomi della ristorazione toscana, incentrati sulla DOC di Monte Carlo. Questa festa si svolge in Toscana. Che cos'è la Toscana per il vino sul pianeta Terra? Una delle regioni più importanti e conosciute. Va bene? E la festa del vino di Monte Carlo, da oltre 50 anni, nasce sempre in questo fine mese, inizi di settembre. Cosa vuol dire questo? C'è da spiegare altre cose? È segno che la continuità è veramente esagerata e continuerà ancora di più, anche perché il rapporto col volontariato è l'essenza dei piccoli borghi.